Ciao a tutti, in questo video andiamo a ripassare le rette parallele e le rette perpendicolari. Innanzitutto, cosa vuol dire che due rette sono parallele? Graficamente vuol dire che ho due rette fatte così. Un esempio concreto nella vita reale? I binari di un treno. I binari di un treno possono essere considerati come due rette parallele, cioè due rette che non si incontrano mai. Nel piano cartesiano dovete sapere che esiste una regola. Due rette sono parallele se hanno lo stesso coefficiente angolare. Invece, cosa vuol dire che due rette sono perpendicolari? Graficamente sono così. Ovvero sono due rette che incontrandosi formano quattro angoli di 90 gradi. Nella vita reale un esempio di due rette perpendicolari? Le pareti di un muro. Anche qui nel piano cartesiano esiste una regola che dice che due rette sono perpendicolari se il coefficiente angolare della prima è uguale a il coefficiente dell'altra ribaltato e cambiato di segno, ovvero questa regola qui. Un esempio concreto: se questa retta ha coefficiente angolare 3, allora la retta S dovrà avere, per essere perpendicolare, coefficiente angolare uguale a meno un terzo. Oppure, se questa retta ha coefficiente 5 mezzi, l'altra dovrà avere meno 2 quinti, quindi cambiate di segno e ribaltate il numero. Andiamo a vedere come sempre un esercizio. Qui vi ho proposto tre rette e la domanda è: quali di questi sono parallele o perpendicolari? La primissima cosa da fare è andare a trasformarle tutte in forma esplicita. Quindi l'ultima è già a posto, mentre le prime due sono in forma implicita. Per trasformarle in forma esplicita bisogna portare la y al primo membro e il resto al secondo membro. Ora, la y la porto di qua, così da meno y diventa più y. E 3x meno 1 li ho ricopiati. Quindi questo portato di qua diventa più y e l'ho scritto al primo membro. E 3x meno 1 che sono rimasti fermi li ho ricopiati al secondo membro. Ora allo stesso modo, nella seconda questo lo porto di qua, quindi viene 2y e questi due termini li ricopio. Divido sempre tutto per il coefficiente davanti alla y, quindi tutto per 2. Così facendo 2, 2 se ne va. 6 diviso 2, 3. 4 diviso 2, 2. Ora che ho tutte e tre le rette in forma esplicita, andiamo a scrivere in ciascuna quanto vale il suo coefficiente angolare. Nella prima il coefficiente angolare, che vi ricordo che è il numero davanti alla x, vale 3. Nella seconda uguale 3 e nell'ultima è meno un terzo. Ok, siccome la retta r e s hanno lo stesso coefficiente angolare, per la regola che vi ho detto qui, possiamo dedurre che r è parallela a s e lo scriviamo così. E non ci sono altre rette parallele. Poi, siccome la retta r e la retta t hanno il coefficiente angolare che rispetta esattamente questa regola qui, perché qui c'è 3 e qua c'è ribaltato, un terzo, e cambiato di segno, allora posso dedurre che R è perpendicolare a T e lo scrivo così. Allo stesso modo anche S è perpendicolare a T. Come sempre andiamo a fare un esercizio un pochino più difficile. Dobbiamo trovare l'equazione di due rette. La prima retta si chiama S ed è parallela a R, dove R ha questa equazione, e passa per l'origine. La seconda retta che dobbiamo trovare si chiama T e ci dice che è perpendicolare a U, dove U ha questa equazione, e passa per Q. Ok, andiamo a trovare S. Prima di tutto ci dice un'informazione importante, cioè che è parallela a R e quindi sappiamo che avrà lo stesso coefficiente angolare. Il coefficiente angolare della retta R è 3, quindi la retta S avrà coefficiente 3. Ora che sappiamo il coefficiente angolare, andiamo a utilizzare questa seconda informazione. Sappiamo che passa per l'origine e quindi applichiamo la formula dell'equazione di una retta, che vi ricordo è questa. Se vi ricordate, l'abbiamo già utilizzata nel video dell'equazione della retta passante per due punti. Quindi andiamo a sostituire al posto di y0 e x con 0 le coordinate del punto. Quindi y meno la y del punto 0 uguale m, lo ricopio, sappiamo che è 3, x meno la x del punto, cioè 0. Ora andiamo a fare i calcoli, quindi qua rimane y e qua 3 per x, 3x. Abbiamo trovato l'equazione della retta S. Ora facciamo il punto 2, dobbiamo trovare t. Sappiamo che t è perpendicolare a u, quindi prima di tutto scriviamo la retta u in forma esplicita. Y lo ricopio, mentre x lo porto al secondo membro, diventa meno x. 1 lo porto al secondo membro, diventa meno 1. Quindi il coefficiente angolare della retta u
è meno 1. Poiché la retta T è perpendicolare a U, sappiamo che il coefficiente angolare deve soddisfare questa condizione, quindi se U ha coefficiente meno 1, la nostra retta T avrà coefficiente angolare 1. Anche qui usiamo la seconda informazione, sappiamo che passa per il punto Q e quindi andiamo ad applicare questa formula. Y meno la Y del punto 2 uguale m, da noi vale 1, x meno la x del punto 0. Facciamo i calcoli, quindi al primo membro ricopio, al secondo membro moltiplico x. Porto il meno 2 al secondo membro così da avere una forma esplicita e quindi cambiando segno diventa più 2. E questa è la nostra retta T, ovvero la retta che è perpendicolare a U e passa per Q. Io ti ho guidato fino a qui. Ora che hai visto tutti i passaggi per risolvere questo tipo di esercizi, metti in pratica quello che hai imparato. E ricordati che se ti alleni e fai pratica, poi diventa tutto più semplice. E anche oggi siamo giunti al termine. Com'è andata? Se sei nuovo su questo canale e ancora ti sembra tutto impossibile, tutto difficile, non demordere. Continua a guardare i video, continua a allenarti e scoprirai che alla fine non era poi così difficile come pensavi all'inizio. E magari scoprirai anche che la matematica ti piace. Io sono Monia Tomassini e per chi mi conosce bene il mio motto sa che è questo: se non sei ancora bravo in matematica è perché ancora nessuno te lo ha insegnato. Ci vediamo alla prossima puntata.